Camminando per Udine e superando canali con ponti e ponticelli, forse non ci poniamo la domanda: ma tutti questi corsi d'acqua sono sempre esistiti in città? La risposta è no, anzi, si potrebbe rispondere che Udine si è ingrandita proprio quando qualcuno ha portato l'acqua in centro tra le case e i palazzi. Le cronache antiche ci dicono che nel 1171 una roggia, cioè un canale artificiale, già transitava per Udine, Cusignacco e Pradamano. L'epoca della costruzione delle rogge, scavate a mano e probabilmente eseguita a tappe, non è nota, ma avvenne sicuramente dopo l'anno 1000. Fu una grande impresa civile che coinvolse Udine e decine di paesi. Ancora oggi, andando a Zompitta, non lontano da Reana Royale, possiamo vedere che un canale si stacca dal torrente Torre e, sfruttando la naturale pendenza del terreno, arriva fino ad Udine ed oltre. Prima delle rogge e delle loro ramificazioni c'erano dei pozzi, ma non erano sufficienti perché pescavano in una falda freatica, molto profonda e povera d'acqua. Come scrive Pacifico Valussi nel 1865, il complesso progetto di redistribuzione idrica a partire dal Torre può essere considerato per non meno 9 secoli il vero acquedotto di Udine, un'opera di ingegneria notevole e duratura nel tempo. Poi, nel 1900, con l'ampliamento della città e la presenza sempre più frequente di automobili, si pensò più oltre di allargare le strade a discapito dei canali che potevano essere eliminati o coperti per ricavare spazio. L'idea, per fortuna, fu realizzata solo in parte e la roggia di Palma è presente ancora oggi in alcuni tratti della città. La roggia scorre poi attraverso la pianura e di paese in paese arriva fino a Palmanova, dove va ad alimentare il fossato della città-fortezza. Oltre che sui libri di storia locale, nella scuola elementare di Cusignacco, alcuni anni fa, il tema della roggia è stato svolto come ricerca scolastica in forma di video in lingua friulana. Me ne occupo in questa sede perché il filmato ideato e progettato dalla docente Liviana Calabrò, con il coinvolgimento degli alunni del secondo ciclo, fu messo in scena ricorrendo ad una troupe di attori professionisti. E poi perché il video solleva alcune problematiche relative alla fornitura dell'acqua, una questione sempre viva e che lo sarà sempre di più anche in futuro. Ma cedo la parola alla docente Calabrò che ci spiegherà le caratteristiche del progetto. È un'idea nata anni fa nella scuola elementare Arturo Zardini di Cusignacco, nell'ambito di uno studio sul territorio. Si trattò di inventare un racconto basato su fonti storiche, ma trattato e poi realizzato in forma fiabesca. I dialoghi furono recitati in friulano, secondo le norme regionali per la tutela e la promozione della lingua friulana. Nella storia, come da sceneggiatura, si immagina che un alunno, insieme ai suoi amici, trova nella soffitta di casa sua un manoscritto del nonno, in cui si parla di un processo intentato alla roggia, personificata nel racconto da una ragazza sempre giovane. La roggia avrebbe trascurato i suoi doveri di portare l'acqua pulita a uomini e animali, per cui nasce l'idea di eliminarla o di asfaltarne lo spazio occupato. Durante il processo si dibatte animatamente sulla tesi a favore della sua conservazione oppure del suo occultamento. Qualchidun, in queste comunità, giovins, mularie, po, han obleat la roe a vignichi, assentarsi sul banc dei imputas,
e a difendersi come se fossero figure porche. Parce. Parce. Parce queste violenze, dai confronti di una serute chiantarine che ha sempre fatto onore al suo paese. Quei che son contents avviò di le chi e disin che non è più che di una volta. Che si disinteressa dai suoi lavadors, che è diventate sporchie, plene di velens, pericolose parfin. Per la quale lor ha insisti in che bisogna fal, mandale a spas magari, se sa o io, soterale, scancellale, fale fur, no? Interessante il fatto che si fa strada un eterno problema, comprensibile anche da parte di bambini delle elementari. Di chi è l'acqua? Può essere concessa a tutti liberamente o a un costo, che può essere anche salato? Nella prossima scena emerge un altro problema. L'acqua, che con tanta fatica era stata portata fino a Udine, era spesso inquinata e non serviva allo scopo. Cenceaghe, oms e nemai, no podin vivi. Ecco, anche il patriarca di Aquileia ha deciso di fa di Udin la capitale del Friul. Ha detto: te planure, a tor a tor di Udin non son agis, né fontanis né risultivis. E tignut con, che a scava un po' c'ha ulfature, e che di aghe ploane non baste mai? O pensi che potresti inchiappare le aghe di là che gli è sempre? E portale là che non gli è stata mai? Oh beh, il patriarca poteva fare un biel acquedotto. Come che facevi i romanzi? No, non credo che si poteva fare, e comunque hai l'ade così. Non si sa ben di preciso quanto, voto 9 secoli in daur, dalle bande di Zumpite e di Sore Savornian, prima che la tor a tapponi li soaghi sotto la glerie, lì i furlans hanno fatto una biele deviazione e hanno scavato un canale di Riveu, Viers Ricciul, Godie, Udin. E fin tra mai a Cusignà. E un po' che alla volta Taiains e han fat rivalaghe da pardut. E tu ne ti arte? Dal 1171 Ulricus II al scriv, patriarca di Aquileia, caldà il permes di doprale aghe. Un permesso che costava 60 stars di Vene Adan, quasi 2 tonnellate di semiec, che i puas homines de Cusignaco avevi in cife c'ha fa ingrumà. Di dopra le aghe, che per villam nostram de Utino fluit. Ma signor giudice, io volevi nome disi che zain che volte l'eroe e passava per Cusignà. No, ci rendi essi pui precisi, no? Quanche tanti secoli in davor Udin stava per diventare un Gresborg, l'eroe non aveva niente parlato via di tutti i malattisi, perché era già pieno di porcaris. Turpitudine maliquam, galinas, carnes putridas, bell'alia animalia morbosa, velviciosa. Insomma, va ben che le volte si contentavi, ma dicemi, cui beveve che aghe? E quanche la loro restava sotto per sé che acciumpite e la stropavin par dispiet o par vie dalle guerre? Eh? La pace la pavi tanto che non. I sudditi del patriarcato, ricchi o poveri che fossero, in generale non rispettavano le leggi.
C'è anche qualche aneddoto storico che riguarda il famoso pittore Giovanni da Udine. Anche che i cavaresi invuti dal buon esempio, come il pittore Juan di Udine. Dato che teneva i cavaleri in chiesa, c'è Fasevia. Al buttava la spelà e te la roe, e che carina sta dopo di lui, pur si disgraziasse, la bevevi. Sì, che ne volte non era tanto scherzato col Giudice, cui che non l'ubbidive. Un bel tiron di guardie, o se no anche zac, via un eman. Le aghe de roe non gli è mai state per l'androne, e ha sempre lavorato. Troschia vai, vacchi e smus. Saresino coventas, parfasi ra la ruede dal mulin, o anchimo par alcia e sbassa al mai. Parte pesa! Masana! Sfrantuma! Sea! Cito! 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 E di lun via la roe? Mulins, filandes, sfrantoios, squarzaries, batirams, peste chianaipes, tintories, faries! Lavadors, veradors! Una vera civiltà di artigians! Quando ti chiede il mio collega, a me è tutto buono? Tutto bien? Sì. Sì. Ah. Ma per dire le sclette, la loro non è mai stata libera di comportarsi come che voleva. Aveva un padrone anche io. Eh? E qui ieri. Ah, io nasciuto so dai patriarchi. Ma la famiglia dei Savornians, che è stata palanons il suo padrone, ha fatto dieci che ha voluto. E tutte spalanchis. Nel racconto non si sa se la roggia sarà assolta. Tutto è lasciato in sospeso. Ma alla fine, come in tutte le fiabe, c'è una morale. E la pronuncerà il vero protagonista della roggia, cioè Burello, il vecchio mugnaio di Cusignacco. Le roe continuano a esistere, le aghe che mancherà. Grandi sono i meriti di questo storico corso d'acqua che ora, per trascuratezza e incuria, sta per scomparire.